L'Amen Scuola Basket Arezzo torna al successo al Palasport Estre e dà continuità alla vittoria di Empoli superando l'Ottigalli Terranuova 82-65. Il derby sorride dunque agli Amaranto che ritrovano dopo un periodo di stop Claudio Castelli, gettato subito nella mischia da coach Delia per arginare il talentuoso cannoniere Ratt. L'inizio di Terranuova è molto propositivo, dopo un break di 12-4 infatti l'Amen si inceppa e la squadra di Baggiani passa a condurre verso la fine del primo quarto, chiuso 22-19 per gli ospiti grazie agli 11 punti di Ratt in soli 10 minuti. L'Amen inizia il secondo parziale con una tripla di Gramaccia, poi sono i canestri martellanti di Cutini a scavare un primo break a favore della SBA, capace di andare al riposo lungo 40-33. Dopo l'intervallo è ancora l'Amen a condurre nel punteggio, allungando sul più 12, 50-38 al 25esimo, che diventa 61-50 la terza sirena. Lotti prova con orgoglio a rientrare arrivando anche a meno 7, ma i canestri di Dolfi e una tripla di Bianchi ricacciano indietro gli avversari, costretti alla resa finale sul punteggio di 82-65. Negli ultimi secondi entrambi gli allenatori danno spazio a tutti gli elementi delle proprie panchine. Il Palasport Estre applaude, così Castelli, Cutigni e Dolfi, che lasciano spazio ai giovani Vannini, Fascetto e Baracchi. L'Amen ottiene la vittoria nel derby che la fa risalire in classifica a quota 10 punti. Domenica prossima gli Amaranto saranno impegnati a Pescia, campo dove nello scorso campionato la SBA subì una cocente sconfitta che i ragazzi di coach Delia proveranno a vendicare. Chiaramente il sorriso tornato nello sguardo anche del presidente, anche se magari avrà da reclamare su qualcosa di questa formazione, è tornato doppiamente sia per il risultato anche per il ritorno di un guerriero di Claudio che conosce molto bene, Claudio Castelli, perché è ritornato in piena efficienza e la sua presenza si è fatta sentire non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista del morale, dell'aggregazione interna. Quindi una bella presenza dedicata da tutti gli atleti, praticamente con entusiasmo il ritorno di questo atleta che abbiamo visto che comincia ad essere indispensabile, visti in 35 giorni della sua assenza. Beh, io cosa posso dirti? Sinceramente avevo un po' di apprensione, questo è inutile negarlo, insomma. E non pensavo che potesse giocare così tanti minuti, ma più che altro non pensavo che riuscisse a tenere così bene Ratt, che è un gran giocatore, e sono veramente contento che sia riuscito anche a fargli perdere la pazienza, quindi vuol dire che ha fatto bene il suo lavoro. Quindi un buon rientro, i ragazzi diciamo che lo aspettavano, questa situazione di normalità. Ora, come hai detto te, ci sono alcune cose che vanno ancora messe a posto e so che il coach ci lavorerà già da questa settimana. E vediamo, insomma, questa era comunque una partita sentita, un derby, ovviamente ci conosciamo talmente bene, c'è tanta amicizia, ad esempio con Stefano Baggiani siamo molto legati, quindi c'è anche un piano rispetto per le persone, per le società, comunque, che sono comunque due società che stanno crescendo e stanno lavorando bene. Quindi, cosa posso fare? Faccio i complimenti sicuramente anche a Terranuova, quindi una buona squadra quest'anno, e Stefano ha delle grandissime doti che può fare anche molto bene. Sono contento ovviamente della vittoria, c'è da lavorare ancora un po', penso che il coach l'abbia detto prima di me, bene così, vediamo nel tempo, come ancora è molto lunga la strada, molto lunga.